Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, la verità ti fa male, lo so. Ciao a tutti, alla fine ho deciso di partire. Allora, arrivo alla stazione, ora sono alla stazione qui di Modena, di Scagli. Allora, ho deciso di partire. Sono arrivata alla stazione, c'era una fila incredibile. Io mi sono messa in fila regolarmente e arrivata una signora, dopo che praticamente la fila si biforcava per chi doveva fare i biglietti, diciamo, alla ricevitoria automatici, il biglietto veloce, e chi invece doveva fare la fila allo sportello. Io di solito faccio la fila allo sportello. E questa qui mi ha detto, sì, questa signora mi ha detto, guardi che la fila è questa, non quest'altra. Io avevo chiesto a un ragazzo cortesemente se lui doveva fare la fila dopo un bel po', che ero lì già da un quarto d'ora a fare la fila. Quando sono arrivata mi sono messa proprio un po' da tutti e quindi io ho chiesto così a questo ragazzo, ho detto ma tu devi fare la fila allo sportello oppure lungo, cioè seguendo quest'altra fila che sto facendo anch'io dal bigliettaio. E io, però no, io devo fare la fila a questo. Questa signora è arrivata da me e ha detto guardi che la fila è questa, non è quest'altra, cioè la fila che io stavo facendo, rendetevi conto, stavo facendo un quarto d'ora la fila per il bigliettaio, la fila è questa, non è quest'altra. Anche noi dobbiamo partire, cosa crede? Cioè, questa stronza, come si è permessa di dirmi così? Quindi, allora io sapete cosa ho fatto? Ho detto, ah bene, allora faccio la fila per il, praticamente insieme a questo ragazzo per il biglietto automatico, così imparo a farlo alla faccia sua. E ho imparato a fare finalmente il biglietto automatico. L'ho fatto e ora sono qui che aspetto, ci vuole mezz'ora, ce l'ho alle 3:30 la fila per me. Quindi vedete, anche eventi negativi come questa stronza, alla fine è diventato positivo perché ho imparato a fare il biglietto alla biglietteria automatica. E lei per quello che ho detto alla fine le auguro quello che meriti. Le chiedi delle volte. Comunque ecco, il mio viaggio è lungo, io sono partita mezz'ora fa da casa, anche un po' di più, 3-4 ore fa, alle 3:30, poi devo prendere la corriera e la corriera alle 4:30, quindi vabbè, però ora mi metto a scrivere, sto scrivendo dei racconti e questo è l'ambiente adatto per scrivere e per scrivere dei racconti. Allora via via magari vi aggiorno, perché questo lungo viaggio non ho potuto riprendere la fila lunghissima perché non si può, vi aggiorno il lungo viaggio, ma sapete, guardate, quando uno ne ha passate tante nella vita come me, anche in questi momenti io tutto sommato sono qui bella felice, posso andare al bar, posso prendere un caffè, cosa che ora farò, posso leggere, ho portato dei libri con me, quindi sono felice, io sono libera di fare quello che voglio adesso, posso fare quello che voglio, il tempo è prezioso, posso meditare, posso stare senza fare nulla, la cosa più bella è stare senza fare nulla, sono fortunata nel poter lavorare poche ore al giorno, quindi io non capisco le persone che si arrabbiano, che hanno fretta in questi posti, evidentemente non hanno patito abbastanza, quella signora non ha patito abbastanza, quindi io le auguro di patire quello che merita. Un bacio a tutti. Ciao a tutti, sono sempre qui adesso a tirare il mio biglietto, perché c'era tanta gente prima che mi guardava lì vista. Hanno sentito, hanno assistito alla diretta, mi hanno anche dato ragione dopo, vabbè. Comunque, ora tiro il biglietto. Niente, volevo chiedervi, potrebbe interessarvi un video su YouTube in cui parlo della parola caso umano, siccome adesso è un periodo, no? Che tutti praticamente usano questa parola su YouTube, è un caso umano. Allora, se andiamo a guardare su Wikipedia o anche altri... diciamo altri posti dove troviamo dei significati validi, a caso umano troviamo persona che suscita pietà e compassione. Allora, a me non piace questa parola caso umano, come non piace neanche la parola sfigato o sfigata, perché comunque io credo che non bisogna dare i vizi, lo sapete, però la parola caso umano veramente è una parola che mi dà molto fastidio. Forse perché dove abitavo prima mi trattavano come un caso umano. Allora guardate, non c'è niente di peggio che essere guardati con pietà da gente stronza, scusate questo termine. Non c'è, come si permettono? E vi dico anche questo, che magari qualcuno che è un caso umano in un posto, alla fine è una persona rispettata in un altro, come sta succedendo a me. Quindi, guardate, a tutti quelli che mi hanno considerato un caso umano, io dico questo.
Scusate, ma mi sono sfogata. Su YouTube naturalmente farò una cosa un po' più seria. Avete visto, no? Che su YouTube cerco di essere seria, se no poi mi segnalano il video e mi porta a cogliere. I miei nemici me lo segnalano, sapete, mica altri. Quindi su Instagram mi posso sfogare, anche perché dopo 24 ore la diretta va via. Allora io continuo il mio lungo viaggio, vado a timbrare il biglietto. Quindi andiamoci piano con le parole, caso umano, sfigato, pazzo, pazza, ecco perché dobbiamo andarci piano con le parole fanno più male di mille pugnali. A dopo per questo lungo viaggio. Non ci posso credere, devo aspettare un'ora per Nuovo Monti, non so se vedete, ecco, 17:40 e prima alle 5, 17, una alle 17 e una alle 17:40. Dunque io adesso me ne vado di nuovo in stazione e me ne vado di nuovo in stazione. A questo punto me ne vado di nuovo in stazione, manca un'ora, cosa faccio? Rifaccio il sottopassaggio, guardate che roba, ecco, rifaccio il sottopassaggio e me ne vado di nuovo in stazione. Avrei fatto meglio a rimanere a Modena, comunque adesso ho un'ora da passare, adesso me ne vado nel bar della stazione qui di Reggio, guardate qui sotto, insomma, è un po' strano, ecco, c'è una specie di tunnel, vedete? È un tunnel che forse di notte è meglio non fare, ma voi sapete che io non ho paura di nulla, vabbè ora siamo in pieno giorno, però io l'ho fatto anche di notte, delle volte ho anche parcheggiato nella macchina, nel parcheggio qui della stazione di Reggio, c'è sempre una guardia invisibile, notturno, c'era un periodo che lo facevo spesso, mi conosceva, e poi prendevo la macchina e tornavo a Castelnuovo Monti. Quindi niente, che è che 80 km alla fine da Modena al mio paese dell'Appennino Reggiano ci vogliono 3 ore e poi mezzo, 15, tutto qui. Ora io la macchina ce l'ho, però ho approfittato, non avevo voglia di guidare, ho approfittato di un passaggio che mi ha dato mia figlia e ritorno, ho detto beh torno con i mezzi pubblici, vedete anche voi cosa vuol dire. Bene, adesso me ne vado nel bar, poi spero di farvi vedere la batteria, vedo che
sta venendo meno. Spero di farvi vedere l'ultimo tratto quando arrivo fra le montagne alla fine, il che avverrà attorno alle 6:30, perché poi dalle 5 che prendo la corriera arrivo alle 6:30. Dunque, adesso vediamo un po'. Entro nel bar qui della stazione, prendo un caffè e una pasta, vediamo. Ecco qui, ora vi faccio vedere l'esterno. Ah, Real Mario. Real Mario mi chiede sempre un rituale per convincere qualcuno a fare qualcosa. Allora, convincere qualcuno a fare qualcosa, cioè fargli il lavaggio del cervello, non è compreso tra i rituali che piacciono a me, tra quelli che faccio io, quindi non è neanche giusto secondo me. Quindi, che rumore pazzesco fa il mio folle, col prendo in mano è meglio. Oppure, se proprio lo si vuol fare, non è che ne basti uno di rituale. Tutti pensano che i rituali siano qualcosa di meccanico. Ne faccio uno, magari pensando ad altro, e questo funziona. Non è così. Non è così. Ecco, se leggete i miei libri, Magia Rossa e Magia Bianca, e dove do indicazioni concrete che derivano dalla mia esperienza, vedrete che non è così. Allora, io ora... Ah, no, ho sbagliato, questi sono i bagni, vabbè. Ho sbagliato. Ma sei seria? Tutti che prendevo quello della mezza, che l'ho preso già da qui. Allora... Non so se potrò filmare. Allora, a dopo. Allora, bevo questo caffè alla vostra salute, di tutti voi che mi volete bene, e ve ne voglio tanto anch'io, lo sapete. Bene, carissimi, sono arrivata quasi alla fine di questo lungo viaggio. Come fare 80 km? In 4 ore con i mezzi pubblici, quindi adesso sto aspettando la corriera, mancano 10 minuti, alle 5 la prendo e arriverò alle 6:30 alle 6:30 lì sull'Appennino reggiano. E niente, volevo dirvi questo. E l'altro giorno una mia cara amica mi ha fatto uno scherzo, cioè mi è arrivata questa notizia su WhatsApp: oggi 28 settembre, un giorno speciale per tutti noi perché tutto il mondo ha la stessa età. Infatti, sommando la vostra età al vostro anno di nascita, vi verrà magicamente 2018. Pensate che ci ho fatto anche un video di un minuto che volevo caricare su YouTube, poi però mi sono accorta che praticamente contando la nostra età, no? Calcolando la nostra età e sommandola all'anno di nascita, per forza viene 2018, quindi che babbiona, che credulona che sono, ma ci siamo cadute in tante. Ora non so se questo video comunque è carino, io non voglio prendere in giro nessuno, sono stata presa in giro io, ma buona riamata.
veramente, ecco, fossero queste, guardate, le cose negative della vita magari. E quindi ora non so se caricarlo o no questo minuto in cui proprio ci sono caduta, perché poi anche ieri mi sono alzata molto bene, presa benissimo ieri, è stata una giornata molto bella, quindi mi sono sentita veramente carica di questa energia positiva, avevo fatto dei sogni profetici, lo dico nel video. Quindi sembro proprio una babbiona. Magari faccio così, questo video lo attacco a questa diretta Instagram, perché alcune, questa diretta Instagram non dice niente di particolare, no? Per quanto riguarda proprio i contenuti del mio canale, però molti e molte che mi seguono su YouTube non hanno Instagram e mi hanno pregato tante volte di mettere le dirette Instagram su YouTube. Io non lo faccio perché... A parte che è un po' difficoltoso perché devo salvare la diretta e poi devo convertire l'audio, insomma ci vuole un po' di tempo, però mi hanno proprio fregato, quindi io quasi quasi metterò questa diretta, non lo so, penso, visto che adesso sarò a casa dove ho il computer tra casa, io non so se considerare più casa Modena o il paese dove ho Castelnuovo Monti, dove ho la casa più grande, più bella, comunque vabbè. E quindi quando arrivo dove ho il computer e dove posso fare queste operazioni, può darsi che io metta poi questa diretta su YouTube. Niente, io siccome appunto la batteria quasi niente, magari farò un'ultima ripresa quando arrivo poi nelle montagne dalla Corriera, se riesco, perché sarà pieno di gente che conosco e quindi non lo so se potrò farlo, insomma, cioè loro conoscono me, diciamo così. Vabbè, non iniziamo questi lunghi discorsi, se no qui si offendo. Allora, e quindi non lo so se riuscirò, ma penso di sì, anche una breve diretta fuori, vi faccio vedere le montagne quando arrivo, se alle 6:30 non sarà notte, se è notte riprenderò lo stesso. Niente, poi attaccherò questo video di cui vi ho parlato, questo video lo attaccherò poi a questa diretta su YouTube. Per ora vi saluto, magari... vedo un po' se faccio proprio gli ultimi saluti, prendo gli occhiali da vicino. Sapete che dopo i 40 anni tutti non ci vediamo da vicino, cioè io prima non vedevo neanche da lontano, poi però ho fatto l'operazione al laser qui a Reggio Emilia, adesso ho 10 decimi da lontano, adesso da lontano proprio sono una cosa incredibile, leggo tutto, leggo tutto a chilometri, quasi a chilometri. Allora, ciao Il Sole Nuance, ciao Gremiriarte. Allora, chiedo scusa a coloro che non saluto mai perché se non ho gli occhiali non vedo, ho un cellulare molto piccolo, quindi non vedo. Vi saluto, dove sei Il Sole? Sono a Reggio Emilia. Ciao Patti Stupenda, ciao Memeia, ciao cara che mi seguita tanto, ciao Memeia. Allora, vi saluto e niente, magari farò un'ultima inquadratura e poi metterò su YouTube questa lunga diretta. E benvenute in questo video, carissime amiche e amici. Oggi, 28 settembre 2018, il mondo intero ha la stessa età. Oggi è un giorno davvero speciale per tutti noi. Se provate ad addizionare la vostra età anagrafica al vostro anno di nascita, scoprirete che il totale è 2018. Questo vale per tutti noi. E pensate che neanche gli esperti matematici cinesi e di altre nazioni riescono a spiegarsi perché oggi sia accaduto un fenomeno del genere. Oggi è una giornata davvero speciale, ciò accade ogni 1000 anni, quindi dovremo aspettare 1000 anni affinché questo accada di nuovo. Io ho sentito subito che questo era un giorno speciale, appena mi sono svegliata questa mattina, dopo alcuni sogni profetici fatti durante la notte, ho sentito una nuova energia rigenerante, rivitalizzante e fortificante. Questa energia voglio inviarla a tutti voi, con affetto, da Modena, la vostra parte.